sempre legato alla valorizzazione di questo territorio. Non solo in Italia. Non so, se speriamo. Speriamo, speriamo. Guarda, allora, da cantatrice è difficile rispondere a questa domanda. Ho cercato, ho chiuso gli occhi e ho detto, bene, vediamo quali sono le sensazioni che mi dà il silenzio qua, perché il silenzio ha sempre di solito una connotazione negativa, però a mio avviso non è così, anche in musica sono importantissime le pause, i silenzi, per prepararsi poi ad essere più accurato di quello che viene dopo. Quindi io ho semplicemente chiuso gli occhi, ho ascoltato in questo caso il canto delle cicale perché è stata scritta quest'estate e ho lasciato che mi facesse, mi portasse via. Ed è nata, sono nate queste parole qua, cercando sempre un escamotage letterario per incuriosire chi ascolta e provare a fargli provare insomma le mie stesse emozioni di